Come donne e come madri, il mondo ci detta delle regole. Sono regole che vogliono tracciare una linea tra donna amabile e stronza, tra brava madre e cattiva madre, tra donna da rispettare e troia. La società è ancora un luogo molto sessista e patriarcale, dove le donne devono essere carine, amabili, ma non avere opinioni forti, rispondere a determinati canoni per essere considerate in una zona sicura e quindi non essere giudicate, insultate per come parlano, per come si vestono, per come appaiono, per la loro forma del corpo. Devono dedicarsi ai figli e devono farlo sacrificandosi, sacrificando delle parti della loro vita che agli uomini non sarebbe mai chiesto di sacrificare. C'è questa idea che più una madre si sacrifica, più è una brava madre. E non si tiene mai conto che invece più una madre è realizzata, completa e felice, più può insegnare ai propri figli ad esserlo. Le donne devono impegnarsi sul lavoro, essere disponibili, gentili, presenti, a volte onnipresenti, ma dimenticare di fare carriera. Soprattutto dimenticare di avere lo stesso rispetto e lo stesso stipendio degli uomini. Devono portare sulle spalle, da sole, il peso della casa, della famiglia e del lavoro, perché la totalità della gestione della famiglia e della casa sono considerate cose da donne. Si sentono autorizzate a superare gli uomini nel giudizio reciproco e di solito tutti i giudizi più pesanti verso una donna vengono da altre donne. Avete mai sentito un uomo dire quella donna sta lì perché il marito fa questo, quella donna sta lì perché chissà chi l'ha data? Io no. Le prime a svilire le donne e a non credere nel valore delle altre donne di farcela completamente da sole sono le altre donne. Sono 8 anni che lavoro nel mondo del blogging e di internet ed è un lavoro bellissimo, ma è anche un lavoro abbastanza crudele, dove ogni giorno ho tantissime donne che sono lì a supportarmi, così come tantissime donne che sono lì a dirmi che non sono abbastanza. Che non sono abbastanza brava, che non sono abbastanza intelligente, che non sono abbastanza bella, che non sono abbastanza magra o che sono troppo magra, che non sono una madre abbastanza brava, che non sono abbastanza giovane, che non sto abbastanza zitta. Non permettete a nessuno di dirvi cosa non siete se vi proibiscono di mostrare cosa siete. Non permettete a nessuno di dirvi cosa non potete fare, che non potete essere allo stesso tempo donne in carriera e brave madri, godervi il sesso e non essere troie. Che non potete parlare in un certo modo, che non potete essere orgogliose del vostro corpo qualunque forma abbia, che non potete viaggiare da sole, che non potete viaggiare e lasciare i figli a casa, che non potete pretendere, ma soprattutto non permettete a voi stesse di dirvi queste cose, perché la maggior parte delle volte la voce che ci impedisce di fare le cose non è quella che viene da fuori, è quella che viene da dentro. Abbiamo imparato così bene che per essere accettate, per essere abbastanza, per essere brave dobbiamo seguire delle regole che siamo a volte noi le prime ad imporcele. Credete nelle vostre passioni e nella vostra creatività e non permettete a nessuno, e nemmeno a voi stessi, di dire che siete troppo poco talentuose, troppo vecchie, troppo giovani, troppo poco qualcosa, troppo qualcos'altro. No, fregatevene. Seguite le vostre passioni e la vostra creatività per il piacere che questo vi dà. Non tanto per il risultato o per quanto vi apprezzeranno o meno, tanto ci sarà sempre qualcuno che non vi apprezzerà. Fidatevi del vostro corpo e amatelo follemente. Amarlo vuol dire accettarlo per quello che è, ma vuol dire anche non fargli del male. Cerchiamo tutte di usare meno parole cattive tra di noi e meno giudizio. Tra colleghe, tra amiche, tra madri, tra sorelle, perché spesso sono le parole che arrivano di più e che feriscono di più e non abbiamo assolutamente bisogno di farci la guerra tra noi. Il mio augurio è che questo 2017 sia un anno in cui noi non inseguiamo la parità, ma la troviamo finalmente dentro di noi e che quindi iniziamo a dare per scontate le cose che adesso non lo sono, iniziamo a dare per scontato il rispetto e quindi ad arrabbiarci quando non lo otteniamo. Iniziamo a dare per scontata l'uguaglianza tra uomo e donna e quindi ci facciamo sentire quando questa non c'è. Iniziamo a dare per scontata la non violenza e quindi sottolineiamo se una situazione ci fa sentire a disagio o è una situazione di violenza. Iniziamo a capire che l'unione fa la forza e a comportarci di conseguenza. Questo è il mio messaggio per voi e questo è anche il mio augurio per il 2017. Se volete continuare a seguirmi, mi trovate sul mio blog che è macchedavvero.it e più o meno su tutti i social come macchedavvero. Ciao e a presto!